Benvenuti amici a questa nuova puntata di On The Video. Siamo sempre più calorosi in questo mese naturalmente estivo come agosto, che speriamo anche dal tempo sia un bel agosto per passare tutti insieme naturalmente questi giovedì in compagnia nostra di On The Video. E in apertura come sempre andiamo a salutare la nostra bravissima Giada Sama. Ciao Claudio. Ciao Giada. Clima bello caliente stasera. Esatto, oggi mi sento aggressiva. Eccola. Poi con quelle unghie lì fai anche un po' paura, dirti la verità. Anzi, sto un pochino più lontano dal solito. Ti conviene. Io ho già rischiato prima della diretta, non vorrei rischiare anche durante. Vabbè, ma questa settimana chi abbiamo come ospite? Questa settimana abbiamo un duo. Un duo. Un duo. Abbiamo cambiato le abbiamo nostre... due ragazzi, sì. Di solito abbiamo 200 persone in studio o una, stavolta due. Stavolta due. Meno male. E vuoi presentarli? Li presento io. Sì, dai. Li presento io. Sono gli Espedienti Musicali. Ciao. E si chiamano... Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, un saluto a casa, un saluto Giada, Claudio e a tutti gli amici di On The Video. E sono Nico e Savi. Io Nico, io e Savi. Perfetto. Ok, naturalmente prima di iniziare la nostra solita carrellata di domande andiamo subito a vedere un loro video. Guardiamo il primo video? Sì. Nati qua. Venuto al mondo, sono nato in questo posto dove le idee portano in spalla il peso dei non posso. Dove se mangi lo fai in fretta ma non senti il gusto. In strada attorno vedo più mummie che nell'antica Luxor. Riempio sti fogli, pensieri sconvolgono menti provate. Non riesco, non conto più, no, sulle mani c'è segni di troppe giornate. Non credo più a nulla, l'Italia si culla di gioia, di tempi e correnti passati. Passiamo alla frutta, se puoi dirla tutta, qua senti gli slogan di teste rasate. Quindi potrei andare via, ma contengo pezzi di vita. La città che mi inghiotte dai vicoli grigi, non vedo la luce, non c'è via d'uscita. Ed è qua dentro che si cede, tentati dal vizio. Oceani alcolici, ogni sera sembra San Patrizio. Nasco a Livorno, vado a Crema, lì mi trasferisco. Fumo già velotti grossi come le clave dei Flintstones. Che colpa abbiamo se ci ascolti e non t'andiamo bene? Prendi e vieni cacciato a calci come Ismaele. Dannati perché nati qua. Questa è la mia realtà. È stato brano ma pur sempre libertà. È stato brano ma pur sempre libertà. Dannati perché nati qua. Questa è la mia realtà. È stato brano ma pur sempre libertà. È stato brano ma pur sempre libertà. Fumo accompagna i miei pensieri fuori. In particelle ai riformi cariche di odori. Carichi di due di picche, piogge fitte. Illuminato dai lampioni. E il mondo fuori sembra aver paura di me. Sembra che mi legga dentro appena mi guarda. Non che mi nasconda ma con l'odio che ho. Meglio che sto per i cazzi miei con le cuffie in zona aniquata. E vedere come tutto cambia è strano inversamente proporzionale a ciò che noi speravamo. Io non ho perso mai la fotta, la voglia di farlo. E la rabbia che mi incanala adesso fuori dal fango. Sono cresciuto disprezzando gente che sputa dove sta mangiando. Ma il fondo lo sta raschiando. Milano è un po' così, senza rimorso. E io senza rimorso sparirò da qui. Dannati perché nati qua. Questa è la mia realtà. È stato brano ma pur sempre libertà. È stato brano ma pur sempre libertà. Dannati perché nati qua. Questa è la mia realtà. È stato brano ma pur sempre libertà. È stato brano ma pur sempre libertà.
viaggio tra questa gente dannata che resta con la testa sulle spalle per miracolo. Io ho una passione da sadico, da dove veniamo lo sai che non parliamo mai a caso, non è un caso che io scelto proprio il re per comunicarvi e farvi parte dei miei sogni, dei miei giorni. E quanti ricordi tornano a mente mentre cammino in queste strade da bambino innocente. Tutto aveva più senso, sempre solo stato me stesso, stesso posto e stessa gente di sempre. Io salita serpe contro tutti e tutti, vediamo poi come si mette. Savi qui col cazzo che smette, lingue taglienti come la mette. In uso 7 giorni su 7, non getto nessuna spugna come Morni. Questa è la mia giungla, tu non farti i miei cazzi, i miei frate qua tutti pazzi. Sempre sbatti con le occhiaie persi dentro il mille trallazie. Già sai che non mi cambi, sul beat poi conti i danni. È da dove veniamo, quello che siamo, che mi sporca i panni. Dannati perché nati qua, questa è la mia realtà. È stato brado ma pur sempre libertà. È stato brado ma pur sempre libertà. Dannati perché nati qua, questa è la mia realtà. È stato brado ma pur sempre libertà. È stato brado ma pur sempre libertà. E rieccoci dopo aver visto questo bellissimo video, e noi naturalmente andiamo subito a fare una bella chiacchierata insieme ai nostri amici. La prima domanda naturalmente è quella più scontata, ma per iniziare le cose scontate vanno sempre bene. Come è nata la vostra passione per il rap? Ma guarda, bella domanda. La passione per il rap come è nata? Penso che nel mio caso personale è nata in tenera età, verso l'età di 14 anni. Ascoltando i pezzi americani mi è piaciuta quella roba, no? Mi suonava nuova e mi sono voluto appassionare maggiormente. Mi sono messo a farlo dopo, col tempo, tutto lì, niente di speciale, abbastanza normale. Io mi sono appassionato alla musica rap già anch'io, insomma, da ragazzino, all'età di 13 anni già ero infottato parecchio con tutta la realtà hip hop oltre alla musica rap. Tutto il mondo hip hop, intendo writing, scratching, DJ, tutta la gente insomma che sostiene questa cultura. Ho avuto mio fratello che fin da subito mi ha avvicinato, aveva 5 anni in più di me, quindi mi ha, diciamo, indirizzato la strada, e da lì mi sono appassionato sempre di più al genere. Poi ho conosciuto il compare che mi porta appresso e il duo si è fatto sempre più forte, ed eccoci qua insomma sempre più appassionati alla nostra musica, ecco. Beh, una domanda che sorge spontanea: quali sono i vostri artisti? Iniziamo bene. Artisti sono quelli che fanno ridere, fanno piangere, loro sono artisti. E quindi alla quale vi siete ispirati comunque? Che siano italiani, stranieri. Chi ci risponde? Ma guarda, io ti dico, io sono maggiormente appassionato alla musica straniera, perché la trovo più fresca, più nuova, anche se devo dire, ascoltatevi il rap italiano perché spacca, ci sono espedienti musicali. Comunque, artisti preferiti... che so, mi viene in mente T.I., un noto rapper americano della West Coast, io sono un suo fan sfegatato. Kid Ink, comunque tutta gente che spinge, no? Insomma, ce ne sarebbero altre migliaia, ma non mi vengono in mente al momento, ma anche perché non mi soffermo su un artista. Mi piace spaziare, ascoltare un po' di tutto, anche non solo rap, ascolto un po' di tutto, quindi secondo me tutto ciò che ti contamina ti porta a un crescere, no? Tutto lì. No, io guarda, vado a braccetto con Nico, abbiamo più o meno gli stessi gusti e le stesse influenze musicali, d'altronde facendo musica assieme penso non potrebbe essere altrimenti. Mi sono ispirato nel tempo ai grandi mostri sacri del rap italiano, Chaos, Neffa, insomma tutta la gentaglia che ci ha insegnato il mestiere, e senza dubbio sono stati anche loro luce per il nostro percorso artistico, che poi giustamente ha subito le influenze del 2000, quindi la musica elettronica che si è inserita e quant'altro. Insomma, la vecchia scuola, possiamo la vecchia dire. Scuola come sempre è servita e servirà sempre, ecco.
Perfetto, ora parliamo dell'argomento delle basi che ultimamente sta facendo un po' discutere su internet. La domanda, voi le vostre basi le componete voi proprio voi stessi oppure usate purtroppo le famose mixtape? Allora, guarda, sorrido perché è una bella domanda. Noi siamo fuori ormai da un anno con un disco che si intitola Troppo Tempo, prodotto quasi interamente da suo fratello, di sangue mio fratello, non di sangue PS, che saluto, ed era un disco quindi completamente originale. È stato pubblicato per Street Label Records, anzi faccio anche l'angolo marchetta se mi è concesso, andatevelo a cercare in tutti i digital store, lo trovate, costa veramente 8 euro, una cifra veramente ridicola. Mixtape fanno parte del rap a mio avviso, cioè da sempre si sono fatti remix delle canzoni americane e soprattutto i rapper ci si divertono perché è una cosa che prendono senza impegno, ha pochi costi di produzione alle spalle e quindi di conseguenza fanno roba fresca, roba un po' diversa dal solito. Siamo fuori anche con un mixtape da 10 giorni, 24/7 mixtape, andatevelo a cercare anche lui su Google, lo trovate dove volete, su Cream Tales, su streetlabelrecords.com. Quindi c'è sia la scelta A che la scelta B, cosa volete, se la produzione originale o il mixtape. Quindi diciamo che un po' va sempre bene. Basta non abusare. Sì, anche perché secondo me soffermarsi a fare un prodotto, diciamo, non originale in quanto mixtape è limitativo, ma è anche vero che comunque ti permette di divertirti, no? Di non avere lo stress di fare un disco vero e proprio che richiede ore, mesi, anni forse di lavoro, mentre in un mixtape comunque ci butti la tua passione, ti diverti, lo fai per divertirti. Comunque viva l'autoproduzione, viva la produzione, viva i beatmaker e chi lo sa fare. Raga, spingete perché spaccate. Beh, in molti adesso comunque, anche grazie al web, si stanno buttando nel mondo del rap. Voi cosa ne pensate di questa cosa? Allora, io sono un sostenitore e allo stesso tempo un soggetto che condanna, no? Perché, mi spiego. Allora, nel rap adesso, che è un genere molto in voga musicalmente parlando in Italia, nel mondo, in Europa, ovunque, specialmente negli ultimi 2 o 3 anni è uscito e quindi un po' tutti si sono lasciati trascinare dall'onda. Però bisogna precisare il fatto che comunque tutti abbiamo abbiamo iniziato e abbiamo iniziato che non eravamo già affermati o comunque bravi a fare le rime, già esperti, con una knowledge di anni alle spalle, no? Quindi si inizia e bisogna crescere col dovuto rispetto. Quindi io non mi sento di tagliare le gambe in primis a chi inizia e chi, diciamo, vuole affrontare questo approccio. Però allo stesso tempo, raga, fatelo con serietà, non fatelo tanto per fare o per moda, cioè ci mettete la faccia, la voce e le rime. Posso aggiungere solo una cosa al concetto di Nico che mi sembrava chiarissimo. Una volta, 10 anni fa, si andava alle jam, si pigliava il treno, si facevano i chilometri e se tu non eri in grado di presentare delle rime valide, andavi a casa. E non ci andavi proprio, perché te ne stavi direttamente a casa. Oggi è più semplice, si prende una telecamera, qualsiasi, si fa un video, un beat e uno si pubblica il video. Bisogna avere coscienza, come ha detto il Nico, va bene, il modo di approcciarsi del 2000, d'altronde il web è entrato nelle case di chiunque, bisogna sfruttarlo e per noi è un canale di comunicazione fondamentale. Non bisogna usarlo a sproposito, insomma, fare le robe sempre con la testa per chi ascolta e anche per la tua dignità, per quello che proponi delle volte. Beh Claudio, io direi di far ascoltare un altro pezzo loro. Anch'io. Beh, allora ascoltiamo Troppo Tempo. Cosa faccio, da dove provengo? Sguazzo in acque nere, non so manco se remergo. La fortuna chiama sempre quando sto dormendo. È tutto fuori posto come un cazzo in mezzo a 4 lesbo. Io non mi nascondo dietro uno pseudonimo. La faccia che tu vedi puoi toccarla, è vera. Qui sta crollando tutto qua.
quarto effetto domino. Qui ci censurano il pensiero come a Terano. Sto correndo e vedo Ieni in lizza per la gara. Vado veloce anche se la visuale è poco chiara. A me pare che il tempo non basti mai, perciò ho riempito una clessidra con tutte le sabbie del Sahara. La questione è grave da ogni punto di veduta. Questa gente pensa sia una gara a chi più insulta. Troppo tempo che quei conti non mi tornano. Riprovo, ricalcolo, ma alla fine poi non mi risulta. La vita che vivo la sfido pensando lo schifo sia uguale per tutti. Non trovo la faccia, ci provo, rimango da solo coi nervi distrutti. Sento voci, sai cos'è? Forse è troppo tempo che... La vita che vivo la sfido pensando lo schifo sia uguale per tutti. Non trovo la faccia, ci provo, rimango da solo coi nervi distrutti. Sento voci, sai cos'è? Forse è troppo tempo che... Forse è troppo tempo che... forse è troppo tempo che... La mia merda viene fuori dalla frustrazione. Lo intuisci nel mio disco già la prima canzone. Questa vita ti riserva sempre qualche lezione. L'intenzione mia è scappare via da questa situazione. Continuo a spaccare la scena, continuo a correre. Tu continui a parlare, continui a mangiare polvere. Sembra cosa facile ascoltare, rispondere. Con le rime provo a cercare di nascondere la realtà dei fatti da questa gabbia di matti. Sappi che non ci scappi, resta solo che spararti. Dalla pazzia alla lucidità, sogno di svegliarmi in un'altra città con un'altra identità e riparti dalla salita. Mi sento sempre più forte ogni volta che poi prendo un 5 d'anni su porta. Ero fatto tutto per me stesso e non penso di darmi per perso. Per questo col rap non ho mai smesso. La vita che vivo la sfido pensando lo schifo sia uguale per tutti. Non trovo la faccia, ci provo, rimango da solo coi nervi distrutti. Sento voci, sai cos'è? Forse è troppo tempo che... La vita che vivo la sfido pensando lo schifo sia uguale per tutti. Non trovo la faccia, ci provo, rimango da solo coi nervi distrutti. Sento voci, sai cos'è? Forse è troppo tempo che... 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 E dopo aver visto il video di Troppo Tempo, andiamo avanti con la nostra bellissima chiacchierata insieme ai nostri ospiti Nico e Savi. La domanda che arriva ora: se avete già fatto dei live e quanti più o meno, naturalmente. Allora, dei live all'attivo, grazie a Dio, ne abbiamo qualcuno. Darti un numero non saprei, anche perché siamo in giro da tanto, siamo in giro, carriera assieme saranno un 3 anni. Separate altrettanti, se non di più, che suoniamo veramente parecchio, con una media di 2 live al mese. Sarà nell'ultimo anno che siamo in giro appunto col nostro disco. Faremo quanti live all'anno, Nico? Dammi una mano. 150 saranno i live che ci siamo fatti nella nostra carriera. Carriera live, ecco, sì, siamo sulla 30ina di live all'anno, grazie a Dio. Sicuramente un buon numero. Un buon numero, sì, non ci campiamo, ragazzi, non ci campiamo, quindi andate a comprare il disco lo stesso. Però c'è ancora chi ci chiama ai live, nonostante distruggiamo ogni volta il locale, però ci vogliono ancora bene. Ci sta, da tirarlo giù. Beh, qual è quello che vi ha colpito di più, che vi è rimasto più impresso? Ma, bella domanda. Ce ne sono stati vari, in realtà, no? Il Babalù l'ha spaccato. Uno di quelli che ricordo con più piacere, tra l'altro, è stato un live fatto qua a Crema, al Babalula. È stata la presentazione del nostro disco ufficiale, Troppo Tempo. Abbiamo suonato per 1 ora e 40 minuti, una cosa epocale, cioè ero distrutto. E comunque la gente ha risposto benissimo, super fuota, tutti presi bene, ci siamo divertiti un sacco. Ce ne sarebbero tantissimi, ma questo è uno di quelli che ricordo con più piacere, insomma. No? Beh, poi comunque in ogni live che fate c'è un pezzo di voi. Certo, quindi... certo. Verissimo, verissimo. Guarda, noi sul palco veramente non è per dire, non è per fare, per dire i soliti cliché, ma cioè veramente sputiamo sangue, diamo sempre l'anima e la gente se ne accorge, per fortuna, e ci ripaga col calore, con l'affetto.
che quello sicuramente fa molto molto piacere. Certo. CD naturalmente ne abbiamo già parlato, ne avete già prodotti, più o meno quanti ne avete prodotti fino ad ora? Ma guarda, come coppia, nel senso come spedienti musicali siamo al secondo. Stiamo lavorando al terzo. Stiamo lavorando già al terzo, siamo in fase di produzione al Carmadillo Studio. Un saluto a Roberto Secolo. Ciao Roby. E niente, stiamo lavorando, siamo sempre in movimento, siamo usciti da poco con un mixtape che potete trovare ovunque su internet, 24/7 mixtape gratis, senza tirare fuori una lira, quindi raga, cioè, basta un click, lo scaricate, ve lo sentite, se non vi piace lo buttate nel cestino, niente, niente di impegnativo. Voi prima di diventare gli espedienti musicali avete detto che avevate lavorato da soli. Come avete deciso di unirvi? Come vi siete ritrovati? Allora, guarda, avevamo due carriere distinte, che poi chiamarle carriere, avevamo 18 anni, cioè eravamo proprio pischellini. La provincia è quella, i rapper sono quelli, bene o male. Alla fine ti si affina l'amicizia, i cazzi che hai in comune. Ci piace rappare assieme, quello senza dubbio. Io rispetto la sua musica, lui ha sempre rispettato la mia, e di conseguenza ci è venuta la bella idea, secondo me, di unire i nostri stili e proporveli. Non so, vuoi aggiungere qualcos'altro, Nico? Vuoi dirgli il vero motivo per cui facciamo rap assieme? Ma guarda, io scaglio un dardo a favore di mio fratello Savi, nel senso, mi sono scelto quello che spacca di più nella zona. Ah, grazie. No, non è una lisciata, è la verità, uno dei migliori secondo me sulla piazza, raga, quindi ascoltateci. Ok, ma se vi chiedo di farci un freestyle, vi impanicate o... No, dai, ce la volentieri, fate. Vediamo cosa riusciamo okay, a fare. Ok, dividetevele voi le parole, io ve ne do 4, poi scegliete voi. Okay. Allora, vediamo, naturalmente, on the video, perché siamo on the video, Claudio, Giada e Lodi Crema TV, prego. Ok, io faccio Lodi Crema TV. Okay. Mi trovi qui davanti che improvviso a tu per tu. Tu mi vedi in giro, non mi chiami per nome, mi dici tu. Io vado avanti, ti dico cose a caso, rimo sfaso e le faccio in diretta su Lodi Crema TV. Sono cose mie vere, te le sputo adesso sul microfono. Io ti sbatto sopra il cofano. NICHO, espedienti musicali, andiamo avanti. Salutate Nico e Savi. No! Yo, cosa hai scelto? Non ho capito. Hai scelto Crema Lodi TV, a me mi trovi on the video, sì, in TV. Arrivo giù con Claudio e mi dicono bella lì, fai su, su cosa? No, aiosa, quando arriva Antonio con la situa pericolosa, ho rima in castro, le do a nastro tipo scotch. Quando arriva Antonio sulla traccia non fa il boss, si tocca dove ti pare, che tanto sai, spacco lo stesso anche senza strumentale. Pensavi mi stavo per inceppare? Nah, te detta male, frate, mi senti continuo lo stesso. Ogni volta giù con Nico, Lodi Crema TV e Claudio e Giada, tutti qua giù, che siamo con il suono più spesso. Yo! Bla 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 bla! E anche la regia! È piaciuta anche la regia! Ciao! Complimenti, regia, ragazzi! Bella ragazzi! Grazie mille! Ma quando possiamo vedervi in un live in zona? Ma guarda, stiamo arrivando da 2 mesi super caldi, abbiamo suonato veramente ogni weekend, penso. Grazie a Dio che ci chiamate ancora. Adesso date in previsione a breve, non me ne viene in mente nessuna. Io probabilmente farò un live sotto il mio ombrellone tra qualche giorno, che sono pronto alla partenza. A settembre spero che incastriamo qualcosa. Ti ripasso la parola, scusami Nico, c'avevo questa battutona che volevo proprio giocare. Estiva ci sta. No, ma anche perché adesso, cioè, penso che sia meritato, dato che comunque... ci sbattiamo 365 giorni l'anno, ci prendiamo un attimo in una pausa. Sì, sì, sì. Un momento sabbatico per rinfrescarci le idee, per poi fare canzoni ancora più fighe, no? Giusto. Non c'è ancora niente in programma, vogliamo dire agli altri come saperli? Certo, ci sono vari modi per seguirci. Mi viene in mente Facebook, abbiamo una pagina artisti, cercate espedienti musicali, ci trovate, le nostre due belle facce. Ci sono io, ho una pagina normalissima, come tutti voi, mi chiamo Nico e M. Savi e M. Quindi c'è streetlabelrecords.com, che è il sito della nostra etichetta discografica, che saluto.
c'è Cream Tales, un sacco di blog che ci seguono e che ci supportano, per fortuna. Quindi, raga, se ci volete seguire, non avete scuse. Poi comunque noi in ogni caso esatto. lo metteremo anche sulla nostra Grazie pagina. Mille. E quindi vi tagghiamo, come si dice adesso. Ci taggate. Va bene. Detto questo, siamo giunti al termine. Io ringrazio Nico e Savi per la bellissima chiacchierata che abbiamo tenuto e anche per i freestyle, esatto. perché in effetti, detta così in diretta all'ultimo momento, magari un po' di panico poteva Grazie. Creare, ma invece voi ne siete usciti alla grande. Quindi, detto questo, io ringrazio il nostro regista Filippo, che naturalmente forse ci saluta. Forse. Sì, oggi vi saluto. Oggi ci saluta. Oggi ci grazie. Oggi ci grazie. Grande Nico, grande Savi. Grande Filippo, bella lì. Grande. Mi sa che ci ha salutato per loro però, Mi sa anche a me. Saluto naturalmente, ringrazio Giada per la sua compagnia, grazie Giada. Ce l'abbiamo fatta anche questa settimana. Detto questo, io vi ricordo l'appuntamento con On The Video settimana prossima, la nostra pagina di YouTube che basta cliccare su On The Video, la nostra pagina Facebook che anch'essa è On The Video, quindi non potete sbagliare. Detto questo, un saluto a tutti, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!